Se non leggessi, mi metterei a balbettare. E balbettare è ridicolo. Mi scuserete, ma non so parlare in pubblico. Scusatemi. Ora che è finita la guerra, molti di noi scrittori si vergognano. Abbiamo capito che il sangue che è corso per terra non è uno scherzo. Ci vergogniamo di non averci pensato prima e vorremmo riparare. Non è facile. Io non ho fatto purtroppo la guerra partigiana. Non ho fatto nessuna guerra. Ma ho percorso i luoghi su in collina nelle mie langhe dove si è combattuto e sono rimasto sconvolto. Ho visto i nostri morti, ma ho visto anche i morti sconosciuti, quelli del nemico. Sono questi che mi hanno svegliato qualcosa. Il nemico, anche vinto, è qualcuno. E dopo averne sparso il sangue, bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue, giustificare chi l'ha sparso. Ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione. Al posto del nemico morto potremmo essere noi e non ci sarebbe differenza. Per questo ogni guerra è una guerra civile. E dico, se vogliamo ritornare a sperare e a vivere, pietà, pietà anche per il nemico ucciso. Ciascuno di noi, almeno io, si chiede che libri scrivere e come scriverli d'ora in poi. Vi siete mai chiesti, almeno una volta tra le tante cose che avete da fare, vi siete mai chiesti che cos'è uno scrittore? Beh, uno scrittore è un operaio della fantasia. È possibile che, come avete fatto voi, operai e contadini, anche un operaio della fantasia si accosti al comunismo per amore di libertà? Per noi, per qualcuno di noi, è successo. Si discute che cosa trattare nei nuovi libri che scriveremo. Che cosa raccontare, che temi, che argomenti, che contenuti presentare. Però, per scrivere qualcosa di nuovo, di diverso, non basta volerlo. Bisogna avere tutto dentro già da un pezzo. Dovremmo presentare i drammi e i personaggi della classe operaia. Lo riconosco, un dovere che ci si impone per necessità storica. Ma scrivere è come fare l'amore. Nessuno fa l'amore per dovere, per teoria o per necessità storica. Queste cose o si hanno in corpo e allora nasceranno e verranno fuori, o non serve discuterle perché rimarranno soltanto chiacchiere. C'è chi dice allo scrittore: devi essere col popolo, vivere a contatto con le masse e i libri verranno di conseguenza. E io invece vi dico: non si deve avere contatto col popolo, ma essere popolo. Nel nostro mestiere non si va verso qualcosa, ma si è qualcosa. Ora, noi scrittori siamo veramente popolo? E allora come si fa? Quello che sei ce l'hai nel sangue, nella vita che hai fatto per 30 anni. E come si fa a fare di colpo una letteratura oggettiva, parlata, una letteratura realistica, secondo l'esempio dei sovietici che hanno inventato il realismo socialista? Per me
discorso è un altro. Non si tratta di andare solo verso il popolo, verso la classe operaia e basta, come se tutto il resto non esistesse più da questo momento. Si tratta semmai di andare verso l'uomo, perché la crosta da rompere è proprio questa, la solitudine dell'uomo, di noi, degli altri. Rileggevo giorni fa le parole con le quali un poeta rivoluzionario nelle idee e nella pratica, Majakovskij, aveva accettato l'invito di Lenin agli artisti per diffondere i grandi temi della rivoluzione d'ottobre. In nome della grande avanzata della parità di tutti, diceva Majakovskij, di tutti, davanti alla cultura, la libera parola della personalità creatrice venga scritta sulle cantonate dei palazzi, sugli steccati, sui tetti, sulle strade delle nostre città e dei nostri villaggi, sui cofani delle automobili, sulle carrozze, sui tram, sui vestiti di tutti i cittadini, siano le strade un trionfo dell'arte di tutti. Eppure anche Majakovskij è stato stritolato dalla rivoluzione, si è suicidato e non è stato il solo. Il problema allora è di riuscire tutti insieme, classe operaia e intellettuali, a capirsi di più, a creare una democrazia socialista che non limiti alcuna libertà, perché ha da essere tanto libera e forte da non temere sbandamenti o impennate di alcuno.